Il giorno che l'avrebbero ucciso, Santiago Nasar si alzò alle 5:30 del mattino per andare a aspettare il bastimento con cui arrivava il vescovo. Aveva sognato di attraversare un bosco di higuerones sotto una pioggerella tenera e per un istante fu felice dentro il sogno. Ma nel ridestarsi si sentì inzaccherato da capo a piedi di cacca d'uccelli. «Sognava sempre di alberi», mi disse sua madre 27 anni dopo, nel rievocare i particolari di quel lunedì ingrato. La settimana prima aveva sognato di andare solo soletto in un aereo di carta stagnola che volava senza mai trovare ostacoli in mezzo ai mandorli, mi disse. Placida Linero godeva di una ben meritata fama di sicura interprete dei sogni altrui, a patto che gli raccontassero a digiuno, ma non aveva mai riscontrato il minimo segno di malaugurio in quei due sogni di suo figlio, né negli altri sogni con alberi che lui le aveva riferito nei giorni che precedettero la sua morte. Neppure Santiago Nasar riconobbe il presagio. Aveva dormito poco e male, senza nemmeno spogliarsi, e si svegliò con il mal di testa e con un residuo sapore di staffe di rame sul palato, e li interpretò come gli inconvenienti naturali della gran festa di nozze che si era prolungata fino oltre mezzanotte. Di più, le numerose persone che incontrò sul suo cammino da quando uscì di casa alle ore 6:05 fino a quando venne squartato come un maiale un'ora dopo, lo ricordavano un po' insonnolito ma di buon umore. E a tutti fece notare, in un modo abbastanza casuale, che si trattava di una bella giornata. Nessuno avrebbe giurato che alludesse alle condizioni del tempo. Molti coincidevano nel ricordare che era una mattinata scintillante, percorsa da una brezza marina che arrivava attraverso i bananeti, come era da supporre dovesse essere in un perfetto febbraio di quell'epoca. Ma i più erano concordi nel dire che era un tempo funereo, con un cielo torbido e basso e un denso odore d'acque stagnanti, e che nel momento della disgrazia veniva giù una pioggerella minuta come quella che aveva visto Santiago Nasar nel bosco del suo sogno. Io mi stavo rimettendo dai bagordi del pranzo di nozze, nel grembo apostolico di Maria Alejandrina Cervantes, e avvertendo il baccano delle campane che suonavano a martello, neppure apersi gli occhi, e pensai che le avevano sciolte in onore del vescovo. Santiago Nasar indossò un paio di pantaloni e una camicia di lino bianco, nell'una e negli altri inamidati, uguali a quelli che si era messo il giorno prima per le nozze. Era un abbigliamento da grande occasione. Se non fosse stato per l'arrivo del vescovo, avrebbe indossato il vestito cachi e gli stivali da cavallo con cui andava ogni lunedì al divino Rostrom, la fattoria con allevamento di bestiame che aveva ereditato da suo padre e che amministrava con molto senno, anche se con pochissima fortuna. In campagna metteva la cintura una 357 Magnum, i cui proiettili blindati, a quanto diceva lui, potevano spaccare un cavallo a metà. In epoca di pernici portava anche la sua attrezzatura di caccia. Nell'armadio teneva inoltre un fucile 30,06 Malin Kirschenauer, un fucile 300 Holland Magnum, un 22 Hornet con mirino telescopico a due comandi e una Winchester a ripetizione. Dormiva sempre come aveva dormito suo padre, con l'arma nascosta dentro la federa del cuscino. Ma quel giorno, prima di lasciare la casa, ne tolse via i proiettili e la mise nel cassetto del comodino. «Non la lasciava mai carica», mi disse sua madre. «Io lo sapevo. E sapevo anche che riponeva le armi in un posto e nascondeva le munizioni in un altro molto appartato, in modo che nessuno, neanche per caso, cedesse alla tentazione di caricarle dentro casa. Era un'abitudine assennata che aveva stabilito suo padre quando una mattina una domestica scosse il cuscino per togliere la federa e la pistola lasciò partire un colpo nel luttare con il suolo e la pallottola distrusse l'armadio della camera, attraversò la parete del salotto, passò con fracasso di guerra per la camera da pranzo della casa vicina e ridusse in polvere di gesso un santo di dimensioni naturali sull'altare maggiore della chiesa, all'altro estremo della piazza. Santiago Nasar, che a quel tempo era molto piccolo, non dimenticò mai la lezione di quella di San Ventura. L'ultima immagine che sua madre conservava di lui era quella del suo passaggio fugace nella sua camera da letto. L'aveva svegliata mentre cercava di trovare a tentoni un'aspirina nell'armadietto del bagno. E lei accese la luce e lo vide comparire sulla porta con il bicchiere d'acqua in mano, come doveva ricordarlo per sempre. Santiago le raccontò allora il sogno, ma lei non fece caso agli alberi. «Tutti i sogni con uccelli sono di buon augurio», disse.